Sì, guardi, proprio ieri parlavo nuovamente con Roma, stiamo seguendo minuto per minuto la bollinatura da parte della Corte dei Conti. Spiego che cosa è. Bollinatura è un termine in gergo, vale a dire che qualunque atto del governo e soprattutto del CIPE, che è il Comitato Interministeriale Politica Economica, e deve passare per la Corte dei Conti, che deve dire se è vero i soldi ci sono. E questo in gergo si dice bollinatura, impiega di solito 60-90 giorni. Stiamo seguendo, devo dire, stiamo intervenendo a tutti i livelli sulla Cassa Depositi e Prestiti per accelerare. Dovrebbe arrivare la bollinatura entro il 10 di maggio, che vorrebbe dire già aver accelerato un pochettino i tempi. E che cosa succede con la bollinatura? Finalmente avremo il titolo giuridico, perché la bollinatura vuol dire che sulla Gazzetta Ufficiale va la delibera CIPE che dice soldi per l'Aquila, quindi vuol dire che avremo il titolo giuridico di 800 milioni di euro per dire partite, e questa cosa vorrà dire che noi potremo immediatamente pubblicare un undicesimo elenco che, rispetto a quello originario che avevamo 2 mesi fa, si va arricchendo ogni 15 giorni qualche altro progetto. A quanti aggregati siamo arrivati? Siamo arrivati abbastanza, io penso che supereremo i 160-170 milioni, però sta crescendo di giorno in giorno, perché ci stiamo mettendo tutto quello che mano a mano viene approvato dalla Commissione Pareri. Ecco, di questi fondi quanti andranno alle frazioni? Ecco, c'è questo elemento relativamente nuovo. Allora, solo dal 4 di febbraio sono partiti progetti non della sovrintendenza per la ricostruzione. I primi sono dell'Aquila Centro, perché era il famoso programma. Stiamo già lavorando in questo momento sulle schede parametriche di Onna, e si sta creando la task force che possa affrontare le schede parametriche di Paganica. Ieri ho sentito la sottosegretaria Paola De Micheli, che potrebbe già inserire nel decreto legge enti locali addirittura l'aumento di personale. Qual è l'obiettivo che ci siamo dati? Completare l'asse centrale e far partire almeno un comparto per frazione entro la fine dell'anno. Comparto per quali frazioni? Quelle delle prioritarie o tutte? Noi vorremmo portarle a tutte, a parte quelle delle priorità, ma anche alle altre. Però, se ci danno questo personale in più, è chiaro che quel ritmo, io vorrei ricordare, quando l'USRA è tornato a noi, il mese di gennaio aveva fatto uscire progetti per 13 milioni di euro, in gran parte progetti parte prima, perché abbiamo ancora un po' della periferia, progetti parte prima, quelli della vecchia filiera per intenderci. E a 13 milioni di gennaio siamo arrivati, mettendo un'organizzazione diversa con l'arrivo di Raniero Fabrizi, nel mese di marzo 122 milioni. Vuol dire che noi adesso abbiamo l'obiettivo di posizionarci per 100 milioni al mese di progetti a far partire. Considerate che, pubblicato l'undicesimo elenco, le imprese avranno 30 giorni di tempo per partire con i cantieri. Anzi, faccio un appello: mi risulta che alcuni consorzi, fra i quali credo alcuni dei portici dell'Aquila, ancora non scelgono l'impresa. Correte, perché? Perché se viene pubblicato l'undicesimo elenco, poi avete un mese di tempo per partire con il cantiere. Non vorrei che, dopo che noi abbiamo messo a posto tutto, i consorzi si facciano trovare impreparati. Se avete avuto il progetto parte prima approvato, come dice la legge, fate la selezione delle imprese, ricordando che, come dice Barca, la legge Barca, e come diciamo adesso anche nella legge che andiamo a formulare, minimo dovete convocare minimo 5 imprese da selezionare sulla base dei tempi, la serietà dell'impresa e le garanzie che può dare.